Continuiamo a parlare di sanità lombarda, però per affrontare il tema della riorganizzazione dei centri trasfusionali della regione. Lo facciamo con l'assessore alla salute Mario Mantovani e con Alberto Zoli, direttore generale dell'azienda regionale Emergenza Urgenza. Per rendere ancora più sicuri i pazienti e donatori, la Regione Lombardia ha riorganizzato le attività di trasfusioni dislocate sul territorio in linea con gli standard europei e quanto previsto dagli accordi tra Stato e Regioni approvati tra il 2010 e il 2012. Via libera dunque alla riduzione dei centri trasfusionali e ad una maggiore concentrazione ed aggregazione delle attività di lavorazione e validazione del sangue. Non è il risparmio che muove questa azione della Giunta regionale lombarda. Piuttosto sono i processi di sicurezza del sangue. Il tema del personale non è assolutamente in discussione. Coloro che sono, molti tecnici oggi sono solo infermieri. Gli infermieri torneranno a fare gli infermieri con degli accurati corsi di reinserimento e di integrazione nei contesti degli ospedali e dei centri dove sono necessari, gli altri saranno riutilizzati nei laboratori per quanto riguarda il lavoro sul sangue. Questi criteri spiegheranno di qui a venire la sanità lombarda. Ma guardi, il criterio fondamentale credo possa essere fornire ai lombardi il miglior modello di sanità possibile. Ecco, questo credo che sia lo slogan che ci muoverà, la sanità migliore. Siamo oggi fra le 30 regioni d'Europa riconosciute al 30° posto tra le 262 ambiti territoriali osservati in Europa. Puntiamo a crescere. Nel frattempo prosegue riforma sanitaria, l'iter insomma dell'inizio. Ne ha parlato anche ieri in giunta. Sì, ne abbiamo parlato per avere così un'indicazione di massima. Adesso lavoreremo sugli albi regionali, gli albi dei direttori sanitari, generali, amministrativi, sociali. Ecco, anche in questo senso naturalmente ci muoveremo, anche su questo siamo già a buon punto e tutto il resto credo faccia parte di questo processo di studi, di approfondimenti, di consultazioni che porterà a questa riforma epocale della salute che vorremmo mettere in campo. In questo momento la tecnologia è particolarmente diffusa su tutto il territorio, su 37 sedi. Concentrare vuol dire dare di fatto una maggiore sicurezza perché sulla lavorazione del sangue in particolare e sul test che si deve fare sul sangue, il fenomeno della concentrazione, quindi l'azione di concentrazione, è sinonimo di qualità, che in questo caso è sinonimo di sicurezza. Sì, C'è abbastanza sangue in Lombardia in questo momento? adesso si deve andare avanti sull'operazione di coordinamento per il miglioramento in termini di sicurezza e di qualità.